Ed è il giorno di Roma-Juventus qui allo Stadio Olimpico, domenica 12 maggio 2014. Juventus è ormai campione d'Italia e a pochi metri si giocano anche gli internazionali di tennis d'Italia, BNL, che vede protagonisti di primo ordine. Ecco, il foro italico si trova da quella parte, i campi di tennis. Qui abbiamo appunto l'ingresso della curva sud, siamo a Ponte Duca d'Aosta, il solito, diciamo, ingresso da parte della tifoseria appunto giallorossa, e mancano 2 o 3 ore all'inizio della partita. Fino adesso tutto tranquillo, giornata di sole, un po' coperta, non mi sembra che ci siano notizie di incidenti, ma tutto sommato Roma ha già dato tanto. Nella scorsa settimana, in occasione della finale di Coppa Italia, quando sono scappati diversi feriti, di cui uno grave del Napoli. E appunto ci dispiace che per pochi elementi tutta una città viene marchiata sia da una parte che dall'altra. Oggi tutto tranquillo, mi aspettavo ingenti misure di sicurezza, invece non ho trovato quasi nulla in confronto ad altre partite, per esempio al derby dell'anno scorso, ai derby Roma-Lazio, dove praticamente c'era un esercito vero e proprio. Quindi giornata tranquilla, tra poco ci facciamo anche un giro, magari intervistiamo qualcuno più tardi.